scoprite il seggiolino per chi vuole viaggiare al sicuro. Ecco 123. È dotato di sistema ISOFIX e di cintura top tether. Di cinture interne a 5 punti facili da allacciare, integrate all'altezza del poggiatesta. E di un cuscino riduttore morbido che si può rimuovere quando il bambino cresce. Quindi, modificate l'altezza delle cinture. Aprire l'aletta, posizionate le cinture, sollevando l'elemento di regolazione all'altezza desiderata. E chiudete. E quando il piccolo è cresciuto, è possibile riporre le cinture. Aprite l'aletta, sbottonate i bottoni automatici, tirate l'elemento di blocco dal poggiatesta, rimuovete la fodera dalla parte centrale e inferiore del seggiolino, estrate le cinture e riponetele, poi riponete la fibbia. Coprite con un'aletta e ci siamo. E se si vuole rimuovere la fodera, prima sganciate le fibbie. Poi allentate gli elastici e semplicemente rimuovete la fodera. Ora può essere lavata in lavatrice. L'installazione in auto avviene in pochi minuti. Inserite le guide di scorrimento gialle. Estraete il sistema di aggancio ISOFIX e inseritelo fino a quando non si vede il colore verde. Premete il seggiolino contro il sedile dell'auto. L'ultima fase è la cintura top tether. Inserite il gancio, tenete la cintura fino a quando non appare il contrassegno verde. Giusto! Regolate ancora lo schienale, premete e spostatelo nella posizione desiderata. Adesso le cinture. Un bambino più grande può già usare la cintura dell'auto prima di quella diagonale. Ora quella subaddominale, nella guida di scorrimento rossa. Perfetto, ecco fatto.